Ciao, sono Filippo Ferrari, sono uno dei soci del Secco, un locale che si trova su Naviglia a Milano, specializzato in spumanti solo italiani, il primo a Milano, uno dei pochissimi in Italia. Siamo quattro soci, veniamo da un mondo diverso da quello dei vini, veniamo tutti dal mondo dell'editoria e del fumetto, abbiamo deciso di lanciarci 3 anni fa in questa avventura perché condividevamo una passione per gli spumanti italiani. E quindi siamo andati a esplorare tutta l'Italia, produttori medio piccoli, e abbiamo creato una cantina, una proposta che riteniamo molto interessante in città. Uno degli aspetti più interessanti di Oltre Coppa Vese, che ci ha convinti a puntare su questa zona e che convince molto anche i clienti, è il rapporto qualità-prezzo, che in Oltre Coppa Vese è davvero, davvero interessante. Si possono ottenere bottiglie con lunghissimi affinamenti di altissima qualità, con un rapporto qualità-prezzo, quindi a un prezzo di acquisto anche di enoteca molto più basso rispetto a un Francia Corta o un Trento Doc. Ovviamente i gusti sono gusti. Per fare un esempio, abbiamo vini, un metodo classico di vino nero lavorato bianco che fa 5 anni di affinamento in bottiglia, dosaggio zero, grande carattere, grande personalità. Un vino che, proposto da un Francia Corta, qui costerebbe 35-40 euro, lo vendiamo a 28 euro. Si trova ovviamente a molto meno se lo va in cantina, quindi il prezzo che riesce a proporre Oltre Po' è assolutamente competitivo ed è uno dei motivi per cui riusciamo a far appassionare Oltre Po' Pavese i nostri clienti. Quando abbiamo cominciato a scegliere i vini per la nostra cantina, avendo l'idea di puntare soprattutto sul metodo classico, inevitabilmente finivamo su zone più note, diciamo, quindi Francia Corta, Trento Doc, eccetera. Su Oltre Po' Pavese avevamo, da persone che venivano da un mondo diverso, quindi senza una competenza specifica tecnica di spumanti, qualche piccola resistenza. In realtà poi abbiamo cominciato a conoscere cantine di Oltre Po', ad assaggiare metodi classici, in particolare di Oltre Po', e ci siamo resi conto che la produzione è di un livello molto alto. Abbiamo quindi cominciato a inserire progressivamente sempre più cantine di Oltre Po' Pavese. In particolare c'è sempre un Oltre Po' Pavese proposto alla mescita, quindi tra le cose più classiche un metodo classico di Oltre Po' Pavese è sempre presente. Questo un po' per puntare sul territorio, visto che siamo a Milano, che Oltre Po' è a brevissima distanza, un po' perché crediamo fortemente nel lavoro che viene fatto in Oltre Po' Pavese. In questo momento la nostra cantina ha circa 90 etichette diverse, una cinquantina di cantine. Oltre Po' Pavese è una delle zone più rappresentate nella nostra proposta. Come numero di cantine è superiore anche alla proposta di Francia Corta, per fare un esempio. Abbiamo magari singole etichette che però riteniamo di eccellenza assoluta. Un'altra cosa che abbiamo notato, un po' come noi, alcuni clienti di fronte a una proposta di Oltre Po' mostravano un po' di perplessità. Il più delle volte l'abbiamo superata in un modo molto semplice, non costringendo a prendere la bottiglia, perché chiaramente non è quello che facciamo, ma proponendo di assaggiarla. Quindi stappando insieme una bottiglia di Oltre Po', un metodo classico, ben lavorato, e il 99% delle volte la bottiglia viene apprezzata. E questo permette ai clienti, che partono appunto con questo piccolo pregiudizio, diciamo, di superare la resistenza del Oltre Po' Pavese e incuriosirsi, appassionarsi a una zona che in realtà ha una tradizione, una produzione di metodo classico di spumanti di altissimo livello.